Cari amici e compagni della FIOM, mi spiace di non essere lì con voi oggi, ma ci tenevo a lasciarvi comunque un mio messaggio, un mio saluto. Più volte mi è capitato nel corso di incontri con voi di affermare che io considero la FIOM il più importante baluardo della democrazia in Italia. E credo che oggi questo sia più vero che mai, perché io vedo una democrazia ormai sotto attacco, sconfitta, vedo prevalere una nuova tendenza, un nuovo fascismo, con un razzismo molto marcato. E di fronte a questo c'è preoccupazione, c'è paura che questa ondata disumana possa affermarsi anche nel nostro paese. Noi credo abbiamo la possibilità di resistere e sono convinto che l'unica forma di resistenza che abbiamo è quella di continuare a credere nelle nostre idee di uguaglianza e di giustizia sociale. È ora che tutti quelli che non la pensano, come i razzisti, come i fascisti, si facciano sentire. Bisogna alzare la voce. Bisogna dire cose diverse, bisogna avere pratiche diverse, bisogna riuscire a vincere questa ondata di destra che sta girando per il mondo. Non è solo un problema italiano, è un problema internazionale molto serio, che ricorda purtroppo tragiche esperienze del passato. In Italia credo ci sia ancora spazio tra la gente per bene per riaffermare una cultura diversa, una cultura di una società civile, di una società democratica e una cultura di giustizia. E in questo processo io sono certo che la FIOM avrà un ruolo fondamentale.